Qui abbiamo il sindaco di Casal Bordino, ospite qua presso la struttura di Lello, la fattoria dell'Uriveto, Accademia della Ventricina, e a fine pasto, non so chi, qui ha omaggiato questi dolci che ci vuole spiegare il sindaco. Allora, di che cosa si tratta? Sono i tarallucci di Casal Bordino. Che hanno una denominazione da poco, un itinere. Ci stiamo lavorando per affinché il tarallucci diventa il prodotto per quanto riguarda Casal Bordino. Ho capito. Il tarallucci di Casal Bordino c'è una unicità, oltre che l'impasto è fatto senza uovo. Okay. Quindi principalmente olio e farina. E poi la particolarità principalmente è che abbiamo marmellata d'uva, il mosto cotto. Il mosto cotto. E quindi il mosto cotto, anche se nei tempi ci sono state varie, varie rivisitazioni, perché il mosto cotto è stato allungato col caffè, con la mandorla, ma personalmente io preferisco la ricetta originale, qui il mosto cotto era proprio marmellata d'uva. Per quanto riguarda le differenze di cui stavamo parlando, con i famosi gerli pieni di San Vito, Lanciano. Ma no, i gerli pieni sono più. Io conosco più le gerli pieni dalla parte del Molisano. Io vengo da Lanciano. Per questo io parlo più del Molisano, perché le gerli pieni del Molisano, dei Molisani, quindi Trivento e tutto l'altro era sono principalmente di piedi con la marmellata la marmellata e in più c'è la discorso dell'uomo che si mette nella pasta bravo. Invece qui no qua è l'abilità è quella. Benissimo. Per fare una struttura che sia abbiabile e sia carino, perché la differenza poi tra tarallucci e tarallucci è quello là. È la qualità del mosto cotto che viene messo e la qualità della fattura del tarallucci. Benissimo, io applaudo a questa vostra iniziativa perché tra l'altro sto lavorando a un progetto sul turismo enogastronomico. Ma noi già siamo inseriti per la quale il prodotto topico Invitalia ha messo anche una borsa di 100.000 euro divise in 10 su 10 prodotti, quindi sto cercando di fare un itinerario enogastronomico dell'Abruzzo legata ai prodotti della pizza, però questa diciamo si porrebbe a corollare il dessert di una pizza. Noi ci ha già inserito nel prodotto topico. Noi è una manifestazione itinerante viene sponsorizzata. Nello stesso tempo il tarallucci di Casal Bordino già ha un joint venture con l'Argentina. Cioè, la catena sociale di Casal Bordino è andata in Argentina promuovendo il nostro tarallucci e il nostro vino tipico, perché in effetti il tarallucci è molto abbinato con il Montepulciano. In effetti abbiamo una sintesi e tarallucci e vino. Tarallucci e vino. Diciamo è l'abbinamento più azzeccato per quanto riguarda questo dolce tipico. Questo lo metterò sul mio canale IGTV, Instagram TV, quindi dopo da lì va su Facebook, taggherò. Ma poi noi siamo a casa di uno dei maggiori dell'IGT, la Ventricina. Sì, la Ventricina, mitico Lello. Perché tutto ciò oggi abbiamo gustato. Oggi abbiamo fatto un pranzo da re. Oggi per me è stato perché un pranzo da re inaspettato. Io sono andato a trovare l'amico Lello. Luigi Di Lello per questioni di Ventricina, però poi a trovare questa sorpresa di Giammaichi, di cui io sono un amatore, la buona lancianese d'occhio, eppure si fa, ma ho scoperto che a Lanciano, a Cerni, c'è proprio una vera e propria tradizione della lumaca. Questi amici cugini, diciamo, con cui ci divide un bel sano campanilismo con Casal Bordino, oggi abbiamo ospite solo Casal Bordino, tutta l'anno ci rifregano, diciamo ai cari di Cerni, no? E poi arriva il momento che diciamo ai noi vengono a mangiare a Cerni, ma noi
li accogliamo. Questo, perché diciamo mai che sono. Ho preso me si dice chi, si, chi disprezza compra. C'è qualche amico buono a Casal Bordino. Allora la ventricina l'ha lanciata lui come prodotto. Lo sappiamo, lo ma sappiamo. Ma il cernese. È un prodotto doppio, c'è la Cermaica, è da sempre. Questa per me è stata una bella sorpresa. Ma sempre, il Cerne è identificato come Casalbordino per quindi il problema Cerne era la Cermaica. Nella comunicazione, quindi motivo per cui sto facendo video. Anche se Facebook, le posso assicurare che secondo me è più un danno di comunicazione, perché io preferisco Facebook la carta mondo. Sì, la carta sicuramente. Facebook è un prodotto troppo sfruttato. Con Facebook Facebook è il mondo, è la vita, purtroppo. Non è la mondo, è la vita. Bisogna tornare dipende nella vita, nel mondo ci sono bisogna tornare nelle tradizioni. La tradizione è aggregazione. Tradizione. Facebook non è altro che un allontanarsi dalla tradizione. Perché per la tradizione aspetti, è quella sì. che stiamo facendo noi a tavola adesso. Un gruppo di amici che si trova e però, accetta la cosa. Facebook è soltanto un gruppo. È un può essere, se usato bene, può essere un amplificatore. Ma è stato male, se adesso, sì, sicuramente, perché purtroppo è un mondo malato dove ognuno che si alza la mattina può dire qualcosa. Invece, sicuramente questo è uno dei problemi di tutta internet, di YouTube, di Google, eccetera. Invece, questa è una cosa che sicuramente dovrà essere mediata in futuro, però sicuramente può essere un amplificatore di tante cose buone che la nostra terra d'Abruzzo ha. Sì, ma tante cose negative, perché ognuno si può permettere in qualsiasi momento e vuole la risposta a tempo di internet. Invece a volte. Ma noi dei denigratori ce ne dobbiamo. Bisogna pensare, elaborare e poi sì, sicuramente c'ha perfettamente ragione. Io però sono un ottimista, mi piace comunicare, sono un comunicatore. Io sono amministratore di me stesso. Non c'è peggior amministratore che di se stesso. E capisco dal suo punto di vista. Però io, per quel che mi riguarda, cerco di fare promozione e divulgazione delle ricchezze del nostro territorio abruzzese. Quindi, questa è stata una comunicazione e io ci provo. Grazie tanto, anche perché poi sforiamo il tempo. Grazie.